Avevamo due vite parallele, due forme di vita anche geograficamente parallele, però che dovevano trovare in noi due forme espressive diverse. Ecco perché siamo ontologici. Sono cose dove la conoscenza delle cose corrisponde alla vita delle cose stesse. E quindi se noi viviamo la stessa vita in pratica, perché dobbiamo perdere tempo a raccontarcela? Quando uno poi scrive poesie e l'altro fa quadri. Pasolini diceva che il linguaggio, oltre che essere orale, è anche, io dico, iconico, e Pasolini aveva detto corporale. Quindi l'uomo si esprime anche con lo sguardo, con la sua faccia talvolta di negro, come diceva Pasolini, che è più trasgressiva questa faccia del negro di tante altre cose o di tanti altri linguaggi. Pasolini ed io abbiamo sempre comunicato senza parole, perché è il modo migliore per comunicare un sentimento. Il gesto, il comportamento di un uomo, quello che fa concretamente, è un modo di comunicare fondamentale, essenziale.